Prima o poi nella vita di ogni automobilista spunterà, ma per forza spunterà davanti a voi una spia gialla, la cosiddetta spia di avaria motore o guasto motore. E come è successo a tante persone, e come succede a tutti, prima o poi è successo anche a me. Prima di continuare a guardare questo video, iscriviti al canale e metti mi piace. Ricordati che puoi trovare suggerimenti su varie categorie di video che potrebbero interessarti, come ad esempio automobili, vlog, viaggi, intrattenimento e tanto altro. Bene, come avete capito, quest'oggi parliamo di questa famosa spia avaria motore e o guasto motore. Questa è una spia abbastanza generica. Ovviamente nelle macchine più nuove c'è la possibilità che il motore, che il sistema, che gli schermi ci diano più dettagli sul guasto, ma non è sempre così. La maggior parte delle volte, se non si tratta di un qualcosa di specifico, per cui esistono delle spie specifiche, come per esempio l'olio o la temperatura che non va o la tensione della batteria, escluse tutte queste cose, allora la soluzione è la spia avaria motore. È una spia molto variabile, come dicevo, quindi potrebbe trattarsi di un danno lieve, leggero, qualcosa di stupido, di facilmente risolvibile, come di un danno invece un po' più grave e che necessita una riparazione istantanea. Ma come facciamo a capirlo? Nel mio caso, consiglio anche a tutti voi di farlo. Io ho un lettore di codici OBD2, ho chiamato anche diagnostica. È come quello del meccanico, ma un po' più piccolo. Basta collegarlo alla porta OBD2 della nostra automobile, di cui tutte le auto dal 2003 a ora sono fornite, e dopodiché andare su diagnostica. Da lì abbiamo la possibilità di leggere ed eventualmente cancellare i codici di errore. Vediamo come si leggono. Nel mio caso, i codici di errore erano ben due: ricircolo gas riscarico, rilevato flusso insufficiente, errore P0401 e linea carburante, sistema di pressione di sistema troppo bassa, errore P0087. Ok, andiamo a capire cosa vuol dire. Anzitutto, la scritta ovviamente ci dice qual è il problema, quindi ad esempio nel primo caso capiamo che il problema è il ricircolo del gas di scarico, ok? Perché nelle auto nuove comunque c'è questo discorso del ricircolo, che il 15% dei gas passano dal motore per ben due volte, dei discorsi tecnici. Poi, se noi vogliamo andare a capire in maniera più specifica qual è l'errore, allora dobbiamo andare a guardare il codice, che in questo caso inizia con la P. Basta cercarlo anche su Google. Per esempio, cercando il codice del primo errore, troveremo che probabilmente l'errore è legato alla valvola EGR, che praticamente è appunto la valvola che gestisce questo ricircolo del gas di scarico. Nel mio caso, poi portata dal meccanico, effettivamente il problema è stato questo, e quindi valvola sporca. E di conseguenza, insomma, il gas di scarico non c'era un buon ricircolo, quindi la macchina non poteva funzionare bene. Questa cosa, diciamo che diminuisce le prestazioni e a lungo andare può danneggiare il motore. Quindi è il caso di andare a farla controllare e a farla riparare. Dopodiché, una volta che noi abbiamo capito come si leggono questi famosi codici OBD2, e una volta che abbiamo la possibilità di diagnosticare l'errore, possiamo anche cancellarlo. Qualche volta, ma solo qualche volta di rado, è possibile che la centralina dia un errore per sbaglio. Così. Ma è una cosa molto rara. Per scoprirlo basta cancellare gli errori. Se dopo mezza giornata, una giornata, 2 giorni, si ripresenta lo stesso errore, e allora non è stata la centralina che ha dato un segnale sbagliato, ma probabilmente c'è davvero un problema nel motore. Ho visto che molti hanno, non solo meccanici, ma anche
gente comune, hanno la politica di ignorare la spia a varia motore. Ci sono molti mezzi, automobili che camminano con questa spia a varia motore accesa, costantemente, da un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, ok? Allora, molti la ignorano per il discorso che vabbè, ma non vuol dire niente, ma può essere una spia falsa, ma può essere una cavolata, ok. Ma io vi invito a non ignorarla mai. È sbagliato questo ragionamento per vari motivi. Prima di tutto perché, ok, può essere una cavolata, ma una cavolata oggi può diventare una non cavolata domani. Quindi meglio spendere 200 euro oggi che non 1500 domani, ovviamente, e quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, che anche qualora dovesse essere una cosa stupida, prima di tutto si può risolvere semplicemente, non è una grande spesa né una grande perdita di tempo, ma la cosa fondamentale è che se noi abbiamo la spia a varia motore accesa per una cavolata, se domani dovessimo avere un guasto al motore più serio, non potremmo capirlo. E voi dite perché? Perché non esistono 2 spie a varie motore, 3 spie a varie motore, ne esiste una soltanto. Quindi, ovviamente, se domani, dopodomani, tra un mese, tra un anno si va a formare un nuovo errore, c'è un nuovo problema, noi non lo possiamo vedere perché noi la luce, la spia a varia motore, guasto motore, ce l'avevamo accesa già da prima. Già precedentemente, quindi non possiamo notare la differenza. Camminare invece con la spia spenta, cosa vuol dire? Che al momento in cui c'è un guasto di qualsiasi tipo, allora lei si accende. Devo dire che nel mio caso si è accesa una volta anche quando c'erano 2 tubi del diesel non rotti, ma bensì che perdevano, che stavano iniziando a rompersi, che comunque non erano le guarnizioni, già erano un po' vecchiotte. Io dalla spia a varia motore non potevo capire il problema, non era segnalato un problema, era una spia generica, non si capiva bene, pressione, ma boh, non si capiva. Allora, basta in quel caso aprire il cofano e dare un'occhiata, non siamo meccanici, ma dare un'occhiata alle volte è la soluzione migliore. Io dando un'occhiata in questo caso ho capito che erano quei 2 tubi il problema. E quindi ho fatto una foto, l'ho mandata al meccanico, ho portato la macchina e ho detto: guarda, questi sono i tubi che perdono. In effetti erano quelli. Quindi comunque ho semplificato la vita a lui e ho risolto il problema da solo. Quindi il primo consiglio è quello di fare sempre una diagnostica, quindi acquistare un OBD2 che comunque costa 20-30 euro, non di più, 40 se ne vogliamo uno proprio buono, professionale. E poi in secondo piano, di andare a mettere gli occhi dentro il motore per andare a capire cosa c'è che non va, e se non riusciamo a vederlo, probabilmente riusciremo a sentirlo. Ad esempio, nel mio caso, gli iniettori erano un po' sporchi, sono stati ripuliti e il suono cambia totalmente. Si sente che un suono più, come dire, più soave. Ovviamente dobbiamo anche vedere come si comporta la macchina, se perde di spinta, se perde di accelerazione, se si spegne improvvisamente. Quindi un connubio di tutte queste cose, quindi di udito, ovviamente perché andiamo ad ascoltare il suono del motore, no? Di vista, perché andiamo a guardare cosa c'è, se c'è qualcosa che non va. Alle volte sono delle cose che proprio si vedono, un tubo staccato, si vedono, sono delle cose superficiali. Oppure, ancora, la terza cosa che possiamo fare entrare nel nostro connubio perfetto è la tecnologia, quindi con il discorso OBD2 che dicevo l'altra volta. Quindi, non ignoriamo la spia a varia motore, andiamo presso un meccanico specializzato, presso un meccanico di fiducia a risolvere il problema. Nel mio caso l'ho portata con il car attrezzi perché ce l'avevo già incluso nell'assicurazione, quindi non volevo rischiare di fare più danni e allora l'ho portata così. Ma comunque voglio dire, raga, non camminate mai con questa spia accesa. Se si accende vuol dire che un problema al vostro motore c'è. Può essere un problema anche piccolo, ma un problema c'è. Quindi mai ignorarla. Se andate da qualcuno e vi dice no, fregatene, ignorala, non vuol dire niente, allora è il caso di cambiare totalmente meccanico.
Detto ciò, che dire, ci vedremo la prossima settimana con un video speciale dedicato ai 100 iscritti. No, no, aspetta, dedicato ai 100 video, non ai 100 iscritti, perché i 100 iscritti li ho superati, ma sono ancora pochi, quindi iscrivetevi ancora, ok? Perché altrimenti resto sempre a 100. E bene, dopodiché ci vedremo la prossima settimana con questo video speciale che sto preparando, il 100° video del canale, sperando che possa portare bene, che possa portare anche tanti altri iscritti che a noi ci servono, perché se no altrimenti io che faccio? È giusto? È normale. Bene, detto ciò, vi saluto, vi ringrazio, buona domenica e noi ci rivediamo la prossima settimana con il prossimo video speciale. Ciao!